Senti odore di muffa, odore di chiuso, non respiri bene in casa tua, ma la muffa non la vedi da nessuna parte? Sigla. Ciao, benvenuto da Marco di GMC Eye Specialist. Purtroppo questa situazione capita spesso nelle nuove abitazioni. Nelle nuove abitazioni che sono molto 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 ben isolate, la famosa muffa nera che si vedeva nelle abitazioni di una volta, dove le pareti, gli angoli e addirittura intere pareti, magari dietro gli armadi, dove c'erano i punti più freddi della muratura, l'eccesso di umidità in casa creava la condensa che poi con il tempo partiva la proliferazione batterica e quindi diventava muffa. Il 99% delle volte era nera, nera, verde, verde scuro, comunque quelle cose brutte da vedere. Adesso nelle nuove abitazioni dove l'isolamento è elevato e quindi fa fatica a crearsi un ponte termico, un punto freddo dove l'aria, l'umidità nell'aria condensa e quindi crea la muffa, cosa succede? Che la muffa comunque si crea. Ma non è più nera, magari inizia a essere bianchetta, giallina e si mimetizza nell'ambiente. Ma tu di fatto in casa ce l'hai, perché nel momento in cui tu senti odore di chiuso, odore di muffa, che è un odore tipico, caratteristico, la capiscono anche i bambini, quando nelle vecchie cantine si andava giù e sentiva l'odore, il classico odore di muffa. Un odore di muffa è quando tu entri in casa e senti questo quasi affaticamento, perché la muffa chiaramente c'è dove non c'è ricambio aria, dove non c'è ricambio aria ci sono tutta una serie di inquinanti come la CO2, il radon, i PM2,5, i PM10, cioè tutto quello che sono i VOC, i prodotti chimici, i prodotti per l'edilizia, i pavimenti, qualsiasi cosa che c'è all'interno di una casa chiusa ermetica, che è lo standard delle nuove case, chiaramente ti crea questa sensazione. Tu chiaramente non la vedi, tornando al discorso che abbiamo fatto prima, ma lei c'è. E dov'è che la trovi? La trovi negli armadi, perché comunque la pila di felpe messe nell'armadio sono ferme, senza movimento d'aria, l'umidità migra e passa dappertutto e quindi pian piano troverà sempre un punto dove poi attecchire. Non sarà nera, ma sarà verdina, bianchetta, come dicevamo prima. Abbiamo vari clienti che ci chiamano proprio con questo problema. Ci dicono: io sento odore di muffa, ma la muffa non la vedo. Come faccio? Come facciamo? Sotto i letti, e quei bellissimi letti a cassettone che sotto ci metti tutte le rovine per l'estate o per l'inverno. Spesso e volentieri, creando questo ambiente chiuso, sigillato, dove l'umidità comunque ci arriva, perché se non ho un ricambio aria naturale o meccanico, l'umidità tende a stare dentro casa, prima o poi deposita da qualche parte. E quando parte, parte la famosa muffa. E quindi l'odore di muffa, l'aria pesante, le allergie, tutta una serie di situazioni sgradevoli che se stai vedendo questo video sicuramente ti sono già capitate. Se no, ti andavi a vedere un bel video di qualche bel cantante o bella cantante e ti passavi via la serata. Ok, come facciamo a risolvere questo problema? Ci sono varie ipotesi, varie soluzioni. Noi di GMC consigliamo sempre la soluzione, tra virgolette, definitiva. Cosa vuol dire la soluzione definitiva? Creare un ricambio d'aria in casa tramite un impianto che si chiama VMC, ventilazione meccanica controllata. Se ti interessa questo argomento, trovi sotto alcuni altri video dove ti spiego nello specifico cos'è questo impianto. Di base, però, ti ho dato un'informazione perché tante volte ti trovi impreparato o ti trovi impreparata, perché tante volte sono più le donne che hanno questa problematica, che vivono più la casa, che magari vanno a fare il cambio di stagione e trovano i vestiti che puzzano di muffa. E allora vai a lavare i vestiti, o addirittura negli sgabuzzini o nei ripostigli, le scarpe in pelle che si è fatta la muffetta sopra. E allora vai dal calzolaio a lucidare le scarpe.
Questi sono problemi relativi al fatto proprio che non c'è circolazione d'aria, non c'è ricambio aria. L'umidità in casa chiaramente e naturalmente si crea e si produce tutti i giorni. Che tu sia da solo ne farai di meno, se sei in due persone un po' di più, famiglia con quattro persone, l'animaletto, il far da mangiare, le docce, l'umidità va alle stelle. Se non tieni sotto controllo l'umidità con un bel termoigrometro e facendo un ricambio d'aria buono, non riuscirai mai a eliminare questo problema. Potresti mettere anche dei sanificatori d'aria ambiente, ti aiuteranno sicuramente, piuttosto che niente è meglio piuttosto, ma l'ossigenazione costante, l'eliminazione degli inquinanti e l'eliminazione dell'umidità lo puoi fare solo con il ricambio d'aria o naturale fatto da te manualmente o con la ventilazione meccanica controllata. Se ti è piaciuto questo video un bel mi piace. Ciao da Marco, GMC iSpecialist Verona, e ci vediamo alla prossima. Ciao!